I tardigradi sono in grado di sopravvivere alle radiazioni di una bomba atomica. Bentornati a Wild News, il nostro format per scoprire la natura. Oggi in apertura una notizia sensazionale. Esiste qualcuno secondo te che riesce a dormire più di 20 ore consecutive? Vuoi dire oltre a te? Il mio record è 13 ore e 42 minuti. Notevole, ma niente in confronto ai bradipi e ai koala, i protagonisti di approfondimenti bestiali di oggi. Pensate, i bradipi riescono a dormire fino a 20 ore consecutive e i koala fino a 22. 22 ore. 22 ore. Filate, ma partiamo dai bradipi. Oltre a dormire tantissimo, sono super lenti. Super lenti. Si muovono ad una velocità di 0,24 km orari, ma per la loro fortuna si devono muovere pochissimo, tranne in un caso. E quale sarebbe? Per andare in bagno. Beh, scendono molto lentamente dall'albero, scavano una buca, fanno i loro bisogni, mettono le foglie per coprire e risalgono molto lentamente. Ah, educati. E i koala? Beh, i koala passano le loro giornate a mangiare e a dormire. Un sogno. E la cosa pazzesca è che mangiano solo eucalipto, che è molto tossico per molte specie, anche gli umani. È per questo che profumano di eucalipto, quindi. Lo sapevi che i koala vengono chiamati anche piccoli orsi? No, però ha senso guardandoli. E a proposito di orsi, c'è un tipo di orso che ti devo raccontare per la rubrica Animali fantastici, ma che esistono davvero? Vi parlerò dell'orso d'acqua. Perché fa sempre il bagno? No, non è il solito orso. Si chiama tardigrado ed è un animaletto microscopico e invertebrato. È lungo meno di un millimetro. Un millimetro? Un millimetro. Mm-hmm. Si chiama orso d'acqua perché ha l'andatura simile a un vero orso. Ok. Quindi è solo piccolissimo? No, questa è la vera notizia. I tardigradi sono in grado di sopravvivere alle radiazioni di una bomba atomica e possono sopravvivere a temperature meno di 200 gradi centigradi. Cioè sono tipo supereroi? Guardandoli non si direbbe. Sembra che possano sopportare pressioni oltre a 6.000 atmosfere. E possono sopravvivere senza acqua e senza ossigeno per anni. Pensa che gli scienziati li stanno ancora studiando per scoprire i loro segreti. Molto bene, grazie Ginny. Anche oggi abbiamo imparato cose nuove. Mi raccomando, iscrivetevi e commentate se avete qualche animale pazzo da dirci. Ci vediamo alla prossima puntata di Wild News. Ciao! Ciao!